Valorizzare i borghi napoletani concentrandosi sulla cultura, creando un'offerta non solo per i turisti, ma anche per chi vive la città quotidianamente. Un modo per rendere fruibile la stratificazione storica della città, offrendo un viaggio fra meraviglie artistiche ancora poco note. Questo è l'intento di un gruppo di imprenditori partenopei, che si riuniranno in una serie di appuntamenti dal titolo Incontri al Borgo. A coordinare gli eventi, il presidente nazionale della Cobas Imprese, Giuseppe Graziani, che ha così dichiarato. La prima cosa da confermare anche alla città è che esiste un centro commerciale naturale costituito nel centro antico e che con le sue peculiarità, oggi oltre 200 botteghe che appartengono ad esso, finalmente mette insieme un progetto, un programma, la riqualificazione territoriale, gli ambiti, il verde, la sicurezza, tutto ciò che può essere utile al cittadino stesso, al residente, allo stesso commerciante che vi vive, perché questo piccolo cuore di Napoli, che poi ha la preziosità del turismo, possa diventare un'offerta per la città. Magari guardare alla grazia di Dio di questa grande attenzione dei turisti che arrivano a Napoli non più come casualità o come colazione al sacco, ma metterlo a sistema. E grazie a questo programma abbiamo intersecato con noi professori universitari, architetti, urbanisti, archeologi, abbiamo messo filosofi, storici, abbiamo messo insieme tante personalità che in realtà condividono come noi l'esigenza di creare una proposta.